Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo. Eccoci qua, come vedete è un video in esterna. È fine agosto, siamo venuti a fare un giretto a Viareggio per vedere un po' il nostro amico Giacomo della gioielleria Pasquale Domenici che fine ha fatto, se è ancora vivo, no? Perché non si sa mai. Andiamo anche a guardare qualche orologino, qualche simpatico spulciamento, anche se essendo agosto, fine agosto, è tutto chiuso, le spedizioni di orologi nuovi non sono arrivate, novità non credo ce ne siano particolari. In ogni caso, andiamo, guardiamo un pochino gli orologi come sono, come non sono, e poi c'è anche il nostro amico Piero che ci solleva di solito le giornate, vero Piero? Sì, sollevo anche i pesi io di lavoro. Quali pesi sollevi? A te sollevo. Non è solo un peso. Orologino del giorno. Non ce l'ha, Piero non ce l'ha l'orologio del giorno. Come non ce l'ho? E ce l'ha, sì. È invidioso, eh? Questo qua è un orologio che a me mi garba da morire, mi piace veramente tanto. Quadrante blu. Che modello è? Aquaracer. Calibro? Tazzetta Aquare. Cioè, come puoi non sapere i calibri dei tuoi orologi? Perché io mi piacciono e li compro. Anche se fosse a quarzo. Però questo no. A quarzo no. C'era, ma l'ho preferito così. E questo qua in cassa è il calibro Sellita SV200. Questo qua in cassa. Perché ridi? No, lo sappiamo noi due, vabbè. Andiamo, dai. Lo zainetto lo prendi te che io sono. Non posso sporcarmi le mani. No, tu sei il VIP. Non posso sporcarmi le mani. No, per carità. Io ne ho già uno di mio. Sono due zaine così. Allora Piero, cosa ci racconti? Cosa ti racconto? Che ho voglia di un caffè. Siamo alle solite pantomime del caffè, dai, va bene. Sì. Quando mi porti in ferie? L'estate è finita ormai. Senti un po', a proposito, ma sono tutti partner del tuo canale, ma a me non mi ci metti mai. Ma come no? Devi scrivere, devi dire, amico Piero, partner del canale. Come no? Ma l'hanno visto quando abbiamo fatto il video che hai venduto tutti i tuoi orologi per comprarti questi Tag Heuer. Ce ne hai due adesso. No, ne ho tre. Aquaracer. Due Aquaracer, il Monaco e il Formula 1 4. Quattro Tag Heuer. E mi hai conosciuto che avevo un Citizen. No, il Rolex in realtà. Poi non è escluso che troviamo anche qualche orologino particolare, perché basta andare a spulciare e Giacomo non ne sa nemmeno gli orologi che c'ha. Andiamo lì, guardiamo. No, ne ha tanti. Caffettino? Caffettino. Giorno. No, non giorno. Lavorando e sto mangiando, però buon appetito. Grazie, vuoi favorire un po'? No, grazie, solo un caffè. Fatica la vita. Vabbè, tanto io pago, lo so, è sempre così. Questa volta è colpa mia. Tutte le finte. Io aspetto lì, aspetto, ma andiamo, dai, andiamo. Aspetta! L'orologio del giorno non hai detto, il tuo. Perché non l'ho detto? Come faccio a non averlo detto? Che cos'è questo? Non l'hai detto. Cos'è questo? È quello che hai comprato l'altro giorno. È un Breitling Chronomat GMT. Che calibro in cassa? ETA 2893. Quanti bracciali hai? Uno solo che vale per 10. E quanto costa? Tanto. Che ne so, ti devo fare le domande, ma adesso hai fatto le domande te le ho fatte. Andiamo a vedere se... La saracinesca è già su, eh? Ma mi sa che stava aprendo mentre noi parlavamo. C'è? Ma che è la testa, eh? Sì, sbatto sempre. E voilà. Permesso. Senti che fresco. Eccoci qua all'interno del negozio con l'amico Giacomo che ha preparato. In realtà non ha preparato. Abbiamo fatto una selezione che ho scelto anche io, perché ci sono degli orologi che mi piacciono, alcuni che non mi piacciono, ma che sono particolari, quindi ho deciso di metterli sul tavolo, e alcuni che piacciono all'amico Piero, cioè quelli più brutti piacciono all'amico Piero. E quelli più belli tosti, pesanti, mi piacciono. Bravo, ecco, adesso giriamo la camera che non è già girata, quindi cosa giriamo? Andiamo lì. Cioè, allora io, qual è un orologio che ho deciso di mettere sul tavolo? Il Chrono 4, che non mi piace, di Eberhard, eccolo qua. Non mi piace, però gli riconosco quello che deve essere, cioè un orologio, come si deve, eh? C'è un po' di... La plastichina. La sposti leggermente. No, leviamola. Guarda, ecco. Eccolo qua. Questo qua è bello perché... Minchia, che bello. Ha un quadrante bianco, ma lavorato in una maniera veramente incredibile. E la particolarità di questo orologio, che lo sappiamo tutti, è uno dei più rappresentativi di Eberhard, no? Sono questi quattro contatori
in linea orizzontale. Ora piacciono, non piacciono, a me per esempio non piacciono, però so che c'è tutta una serie di estimatori di questo orologio e in questa configurazione non si vede spesso. No, tra l'altro questa qui è l'ultima generazione di Chrono 4, questa è la versione con la lunetta ceramica, come vedete è molto sottile la rifinitura ovviamente della cassa, esistono le stesse colorazioni con la lunetta in acciaio. Questa secondo me è un pochino più particolare perché ovviamente ha tutto un richiamo di chiari scuri interessanti. Sì, poi c'è da dire interessante che la corona vite, quanto è di impermeabilità? 50 metri ma ha la corona vite, questa cosa qua è una particolarità da tenere presente. Poi chiaramente la leggibilità, no? Al di là di tutto questo affollamento che c'è sul quadrante, la leggibilità c'è, si vede, si legge benissimo l'orario. Particolare datario ore 12, insomma. Sì, forse se vogliamo trovare un difetto all'orologio per una questione di meccanica e di distribuzione dei contatori, hanno tutti un diametro abbastanza grande. E ovviamente ora stiamo selezionando orologi sotto i 40 mm, o comunque sia dai 40 mm a scendere, il Chrono 4 è un po' sovradimensionato, come un pochino tutti i cronografi, sì. Chrono 4 in particolare. Sì, praticamente i quattro contatori in linea rappresentano i secondi continui, le 24 ore, le ore cronografiche e i minuti cronografici. Eccolo qua, come vedete il funzionamento c'è. Via, eccolo qua, un orologio che a me non piace ma che so che è bello. Questo qua sicuramente sì. Sempre di Eberhard invece. Ho poi scelto l'Aquadate, che questo qua è un orologio che a me piace molto. Eccolo qua. E a volte non mi capacito come se ne vedano pochi in giro. L'orologio classico, tipico, elegante ma sportivo. Quadrante blu, lavorato, finitura a righe orizzontali. Eccolo qua, mi ricorda un pochino il Pilot della Zenith che ho recensito ultimamente, qualche sì, giorno fa. Vero, il quadrante lo ricorda. Però, bella la finitura dei bracciali, ricordo che Eberhard a livello di bracciali ha veramente una qualità eccelsa. Tra l'altro una delle poche marche che continua a produrli in toto in Svizzera. E questo comporta ovviamente tanta qualità di contropartita, anche i costi, però per loro, per tradizione, vogliono mantenerli come produzione in Svizzera. Corona a vite e impermeabilità di 100 metri, meglio di così, eccolo qua. Questo qua potrebbe essere il classico orologio che può fare concorrenza al Longines Conquest, magari in un'altra fascia di prezzo. Quanto costa questo? 2750. Sì, leggermente più alto come prezzo. Se vogliamo, potrebbe essere un buon concorrente di qualche Tag. Ah. Del Tag dell'Aqua Racer 200, del Carrera. A me piace molto la lunetta così lavorata, scanalata in questo modo. È originale. Bravo, bello orologino. E poi invece ce n'è uno che ha scelto il buon Giacomo, o meglio, anzi l'amico Piero, perché questi qua sono gli orologi che piacciono a lui. Mi piaceva di più l'altro. Qual è l'altro? Questo che è questo. Oh, perché io non ho mai visto però gli U-Boot col bracciale, siamo sempre abituati a vederli quelli con il cinturino, no? E queste qua. Ora, quanto peserà? 300 grammi in uno peseranno, se lo logico. Che bello. Mamma mia. Sì, però qui abbiamo un doppio tempo, che è quello con la lunetta in acciaio, e poi abbiamo il nuovo sommerso con la ghiera e l'inserto in ceramica. Questi sono proprio nuovi, che vanno a completare la collezione. Effettivamente sì, il bracciale è una cosa anomala su Boat per una questione di peso, perché sono già importanti come peso le casse, si preferisce sempre non andare ad aggiungere altro peso per via del bracciale. In questo caso però, per avere un completamento di linea, offrono anche la versione braccialata. Praticamente questo qua, che si chiama doppio tempo all'italiana, praticamente è GMT perché c'è la quarta sfera, ok? C'è anche la particolarità di avere il datario con la lente magnificatrice ad ore 9, non si vede tanto spesso un datario ad ore 9, strano, e dietro cosa c'è? Fondello bello, particolare. Sì, praticamente la lavorazione, il fondello, no, è trasparente, c'è una U trasparente. Lì ha la U trasparente, il sommerso invece ha una mina a rilievo, addio, molto bella. Che spettacolo. Eccolo qua, praticamente c'ho questa U di U-Boat, che è trasparente, fa vedere il calibro sottostante. Particolare, dai. Questi qua sono orologi corazzati, che devono piacere, piacciono alle persone a cui piacciono gli orologi sovradimensionati, pesanti, vistosi. Non è il mio caso, ma c'è pieno. C'è sì, per tutti i gusti. Diciamo che U-Boat ha mantenuto quello che è il suo DNA, cioè l'orologio molto aggressivo.
di buona dimensione. E questo gli fa onore, perché a differenza di tante altre marche che magari si sono plagiate alla moda del momento, Eubotta ha continuato per la sua strada. Come vedete, questo sommerso è un modello che è uscito un mese e mezzo fa, era un prodotto che è uscito prima dell'estate come presentazione, e mantiene tutti proprio i connotati del marchio. Questo è vero, questo gli va dato atto, anche se non mi piace tanto, ma gli va dato atto. Come fa a non piacerti? Sono troppo grossi e vistosi per me, no? Sei tu vistoso. Poi ascolta, si cambiano anche i gusti, perché... appunto. Cioè, quello che non mi piaceva ieri mi piace oggi, insomma. Meglio stare attenti a sbilanciarsi e a dire una cosa che è brutta. Invece questo qua l'ha voluto mettere Giacomo, perché dice che l'estetica di questo orologio non ha pari, è uno dei migliori che c'è in giro. Questo Seiko Astron, che praticamente è un cronografo al quarzo, a satellitare, cioè prende l'ora satellitare, ma è solar. Sì, ha il pannello solare all'interno, sì, del quadrante, che poi dopo carica un condensatore che poi rilascia energia piano piano. Secondo me esteticamente è uno dei più belli orologi che ho in negozio. Peccato, perché se con questa cassa avesse montato una meccanica sarebbe stato perfetto. Tra l'altro, sì, ha un involucro totalmente in titanio, che è leggerissimo al tatto. E diciamo che rappresenta anche un po' gli orologi che stanno facendo, che stanno dominando un po' il mercato di questo momento, che sono gli orologi col bracciale integrato. Eh sì. Sì, che ecco, è un po' in linea con quelle che sono le tendenze del momento. Il bracciale in stile così, i sottocontatori incavati nel quadrante, gli indici che sono tridimensionali, cioè l'estetica di questo orologio sarebbe da top. Sì. Logicamente, avendo poi dopo all'interno un circuito, una serie di circuiti per tutte queste funzioni, gli permette anche di avere uno spessore molto, molto contenuto. Se ovviamente avesse incassato una meccanica cronografica, vero anche questo, sì, gli spessori sarebbero cambiati, forse ovviamente il percepito ecologico sarebbe stato un altro. Ci sto. E poi questo qua invece l'ho voluto mettere io, perché io, essendo molto affezionato al marchio Edox, eccolo qua, ho trovato questo orologio qua, che Giacomo dice che è un'edizione limitata. Sì. Infatti non so nemmeno che modello è. Dove è scritto il modello? Nice. Edox North Sea, con cassa completamente PVD nera questa. Sì, sì, non è, questa non è PVD carbone. Esisteva anche una versione con la cassa in acciaio e il quadrante blu, ma è terminata. E questa era la variante col PVD. È un orologio particolare, mi è piaciuto metterlo sul tavolo, perché ha la classica cassa a cuscino, no? Un pochino tipo l'Hydro Sub che ho io. Però è tutto nero con gli accenti giallini, quindi la leggibilità è anche ben assicurata. È un'edizione limitata, un orologio che può piacere, non può piacere, a me mi ha colpito, quindi ho deciso di metterlo sul tavolo per mostrarvelo. Simpatico orologio, dai. E poi dopo c'è l'ultima, questa qua è vogliamo mettere alla prova il buon Giacomo, la sua manualità. Questo qua cosa sarebbe? Il gruppo Ardito. Sì, gruppo Ardito, gruppo Gab, praticamente questo è il famoso lince, che ad oggi esiste in tre varianti di colore, blu, nero e il turquoise. Volevo far vedere un piccolo dettaglio: si possono acquistare delle parti di ricambio sul lince, in questo caso stiamo parlando della lunetta superiore, che tra l'altro viene fornita con un kit che trovate, tra l'altro un kit che trovate anche quando comprate l'orologio, che è composto semplicemente da delle viti aggiuntive, da una piccola brugola. Ora io lo farò con un attrezzo apposito, ma già quando acquistate l'orologio trovate la sua brugolina, che serve per svitare le viti con la testa a brugola che trovate sia sul fondello che sulla lunetta sopra. Sicché ci sono, le potete trovare sul sito della Gab o direttamente sul nostro sito, dei pezzi intercambiabili. In questo caso io ho una lunetta in bronzo. Dai. E semplicemente anche da casa la potete acquistare e con la vostra brugoletta andarla a sostituire. Ecco qui, la lunetta è già stata rimossa, questa è quella nuova in bronzo. Se andate sul sito poi potete trovare le altre versioni, esiste anche in alluminio, esiste in bronzo brunito,
molto interessante il bronzo brunito scuro, perché poi la brunitura si sgraffia e affiora il bronzo, la colorazione del bronzo sottostante, sicché è un effetto vissuto particolare. Allora, ovviamente in fase di avvitamento dovrete andare a trovare i fori sottostanti. Vi consiglio di, come si dice in gergo volgare, abboccare le viti all'interno degli alloggiamenti. Andate a serrare le viti, ma non definitivamente, avvicinatevi al punto di serraggio, però cercate di incrociandole, perché se no rischiate che la lunetta rimanga più alta da una parte piuttosto che l'altra. Una volta che le avete quasi serrate tutte, andate ovviamente a tirare le viti. Eccole qui, io come vedete le sto incrociando. Io ho una domanda, sì. Giacomo, siccome io faccio sempre casini, come tutti sanno, se dovessi perdere una di quelle vitine lì? Allora, ne hai già in fase di acquisto di orologio, ti vengono già date 3 viti in più all'interno della scatola. Vedete, questo è il kit che troverete, avete la brugola per fare questa operazione che io sto facendo, una guarnizione e ovviamente delle viti aggiuntive. Le viti sono delle viti che potete trovare anche in mesticheria. Ah, è un passo che trovate in commercio. Sono state scelte delle viti, diciamo, di uso comune proprio per rendere l'orologio molto artigianale, senza avere parti create apposta che poi sono irreperibili sul mercato. Come potete vedere, un'operazione che è stata fatta in 2 minuti modifica e trasforma totalmente il vostro orologio. Se volete avere un accessorio per modificare il prodotto che portate sul polso, questo potrebbe essere una bella idea. Lo potete fare da solo, non create problemi all'impermeabilità dell'orologio, perché la lunetta è applicata in maniera isolata da tutto quello che concerne l'impermeabilità e il funzionamento dell'orologio. Ultimo dettaglio, noi siamo partiti nella versione dell'Ince tutto in titanio. Ricordo che la base, sia la cassa che la lunetta base, sono in titanio grado 5. Però se volete acquistare direttamente l'orologio con una lunetta differente, vi facciamo il prezzo e lo potete già acquistare in prima, come primo acquisto con la variante. Ho capito, va bene, dai. Bella idea questa qua. Dai, adesso Piero andiamo a vedere qualche orologio che c'è nelle vetrine, cosa dici? Non ho capito niente. Andiamo a vedere qualche orologio che c'è nelle vetrine. Parla chiaramente. Perché... Andiamo a vedere qualche orologio che c'è nelle vetrine. Sì, sì. Andiamo a vedere qualche orologio sì, che Davide, c'è nelle vetrine. Andiamo. Scusa Giacomo, ma sto... A lì gli vengono così le cose in mente, vedi? Allora, qua c'è il classico Tag Heuer Monaco, no? Ma secondo me sto qua... Io ce l'ho. Te c'è quello nero, questo qua è quello blu. Il classico Steam McQueen. Ma non si trova più. No, allora, l'orologio è ancora in produzione e in catalogo. E quindi perché la verità è che arriva raramente. E ci sono tempi di attesa abbastanza lunghi, l'orologio viene consegnato con difficoltà. Non so se per scelta direttamente dalla TAG, ma il mio dubbio è che questo orologio presto verrà eliminato dai cataloghi, semplicemente perché è rimasto l'unico orologio a montare il calibro 11. Infatti. Mi sembra quasi ovvio che su tutti i Monaco hanno già incassato l'Heuer 02 e presto ci troveremo una versione Steve McQueen ma aggiornata con l'Heuer 02. Oh. E ovviamente cosa comporterà la meccanica Heuer 02? Che aumenterà di prezzo. E sicché questa è più in linea con quello che era l'originale, a me piace molto, uno di quelli che piace di più, però 6 mesi per averne uno ci ho messo. Quanto costa questo? Quanto costa? 7.900. I 2 euro li leviamo. Sì. 900. Ma che adesso tu dici sempre di lavare gli spiccioli? Se costava 7.902, e vabbè, allora tagliala, facciamo 7.902 e io dico 2 euro li leviamo, va bene? No, va bene così, dai. Tieni. Allora, io qua nella vetrina Desin vedo un cronografino che è più piccolo degli altri, che è una particolarità che mi garbicchia abbastanza. Quindi lo guardiamo un attimo, che poi Zin io ci sono sempre abbastanza affezionato. Zin Flieger. Flieger? Flieger. Ok, allora io mi levo l'orologio, lo consegno a Piero, siete presenti?
Vabbè, non potrei mai, questo non potrei mai. Oh, guarda un po' qua. Questo qua è un cronografo, quanti millimetri è questo qua? Sarà 38? 38, sì. 38 mm, corona vite. Questo qua è veramente carino. È veramente carino. Sai sì. Perché è carino? Perché non ha la lunetta intorno. Se ti guardi gli altri hanno la lunetta. E questo qua senza lunetta ricorda un pochino quegli Hamilton che facevano con questi... Una volta, sì. Questo qui viene, lo trovate con due referenze distinte, una col vetro zaffiro, questa è la versione col vetro plexiglass, sì, a parte che c'è mesalite, come c'è la pellicola sopra, bello, e... chiuso dietro, tutto opaco. Proviamo, Io per la mia vetrina l'ho scelto con l'esalite, in primis perché abbassa un po' il prezzo dell'orologio, e in secondo perché è più in linea con l'orologio che vuole rappresentare, vecchio aviatore. Bellino, sì, sembra ricorda l'Hamilton. Ma come piccolo. Ecco, questo qua è il classico, c'è anche lenze forate per levare proprio old style. Poi bello, bello tutto satinato, non potete vederlo voi, ma è tutto satinato, questo qua è un bel pezzo. Costerà tanto, ma non lo so, non lo chiediamo. C'è il prezzo, 2000 e qualcosa. 2000 e qualcosa, spiccioli, spiccioli ragazzi, spiccioli. I 2 euro li togliamo, I 2 euro sempre. Sempre. Ma cosa ci abbiamo di interessante? Ascolti, io ho visto che di là c'è ancora il Conquest vecchio. Conquest vecchio, sì, abbiamo Facciamo vedere, perché me l'hanno chiesto gli amici, no? Si può avere ancora una versione o l'altra. Oh. E la verità è che i Conquest vecchia versione stanno esaurendo i colori. Questa settimana ci è capitato che abbiamo chiesto un colore e ce l'hanno già dato come esaurito definitivamente, però per esempio il nero, mi sembra il blu, sono ancora disponibili e ordinabili. Ma del vecchio dici? Del vecchio, sì. Ovviamente, quali sono le differenze? A parte la differenza estetica, e come perdita il nuovo riduce un pochino l'impermeabilità. Stiamo parlando sì, di ma un anche 100 più sottile, metri. Guarda qua. Perché stiamo parlando di un 100 metri contro un 300. Con 100 metri ci fai quello che vuoi. Sì. E poi più che altro la differenza di prezzo. Sì, stiamo parlando di 1500 euro della vecchia versione contro i 2150 sì. della nuova. Ovviamente il grado di rifiniture della nuova giustifica la differenza di prezzo. Sì, il bracciale è nettamente più bello questo. La cassa ugualmente. Anche la forma volendo della cassa, perché a me questa che va giù così, questa qua un pochino più alla Tudor direi, però più sottile ragazzi, più sottile sto qua, cioè non c'è storia. Quindi quale piace di più a te? Questo qua nuovo, questo qua vecchio non mi è mai piaciuto più di tanto. In una vecchia puntata un follower ci aveva chiesto se avevo notizie di aumento listini. Sì. Purtroppo comincia a ventilare da fonti ufficiali l'ipotesi che con il settembre ci sia il secondo aumento dell'anno. Ma di quale marchio stiamo parlando? Allora è partito un pochino tutto da Omega e si sta trascinando dietro diverse marche del gruppo. Se se ne trascina dietro qualcuna, 99 su 100 se ne trascina dietro tutte. Olè. Non sappiamo ancora, ovviamente, non è fonte certissima, sicché non sappiamo ancora in che percentuali saranno questi aumenti in base ai vari brand, però se già la voce sta girando, sicuramente l'aumento ci sarà. Va bene, dai. Poi qua invece i nostri amici di Seiko cosa ci propongono? Guarda, ho già fatto tutti sti qua. Seiko no, ovviamente hanno... Ah, c'è quello lì, cazzo, quello lì che è l'SLA, quello lì. Sì, lo SLA. Ma facciamo vedere. Sì, quello è molto bello. Come costa, ragazzi, questo. Io ve lo faccio sì. vedere, ma costa, perché è la referenza SLA con il calibro 8L. 8L. Sì, però questi sono quelli tutti limited edition, lo vedete anche sulla scatola, col doppio cinturino. Questi sono degli orologi che sono spettacolari. Mi dà fastidio, non lo sopporto quando non è messo preciso. Ma sai, Seiko, vedi? L'hai messo storto ugualmente. È perché non vedo, sono storto io di qua. Mettiamo dritto così guardiamo se Seiko ha fatto la ghiera dritta. Controllo. Sì, dritta, l'hanno azzeccato. È bello sto qua, costicchia ragazzi. Che vuol dire costicchia? Ti dico il prezzo. Non lo vuoi sapere il prezzo. Perché? Lo vuoi sapere il prezzo? Dimmelo. Non lo vuoi sapere il prezzo. 4600 euro. Ne voglio, non ne voglio. Però una dozzina, Una dozzina. È giustificato al calibro di superiore, di livello superiore. Vabbè. Poi si vede anche occhio nudo com'è che è fatto bene. Un bello orologio.
Tra l'altro ha i numeri fluorescenti. Ah sì? Su, sì, sulle, sulla 4.000 lire. Euro. Anche il caffè, no? Bello. Ragazzi. Sai che vuole alzarsi di livello in modo esagerato? No, sai che c'ha questi qua e c'ha anche quegli altri che per chi vuole spendere meno. Non è che te li alza tutti, sei obbligato a prendere quello lì. No, allora, a mio parere oggi la Seiko ha un problema. E lo dico chiaramente, che confonde un po' il cliente finale, perché ha un range molto ampio di prezzi. Addirittura orologi con lo stesso calibro dentro hanno diversi step di prezzo, sicché magari possono confondere un pochino il cliente finale, perché all'interno dello stesso nome hai orologi da 250 euro e poi hai orologi addirittura da 6-7 mila euro. Magari hai il calibro, il 4R35, che è il basico, lo hai dentro l'orologio a 250, ma lo hai dentro anche qualche pezzo magari da 700 euro. Il passaggio dopo è il 6R35, che siamo lì. Sì, cambia solo la riserva di carica e siamo a 70 ore. Ci sono anche delle altre migliorie, ma sì, è un pochino molla, più rifinito, la molla. Però comunque sia, facciamo già il salto invece dalle 700 alle 2000 euro. Perché per esempio anche tutta la serie dei King, Seiko, monta il 6R35, sicché tanti dicono perché mi monti la solita meccanica che ho dentro l'orologio da 700 euro se questo costa 1.900? Sicché capisco che magari io ridurrei o eliminerei addirittura tutta la Seiko 5, tutta la fascia bassa, e partirei da un gradino leggermente più alto, per motivare anche meglio poi quelli che sono i top di gamma, certo, del marchio. Poi c'è anche il Gran Seiko, volendo, quindi c'è Nano. Sì, di perché poi all'interno, se vogliamo, esiste anche Orient. Io tante volte discuto, perché Orient è il primo prezzo, l'enterprise del gruppo Seiko. Tanti non lo sanno, però Orient fa parte del gruppo Seiko. Per quanto riguarda l'Europa, c'è un importatore che se le venderà da solo, perché poi effettivamente non esistono rivenditori, negozianti che hanno Orient. Il distributore italiano c'è, Ion si chiama. Sì, Ion, e Ion se le vende per i cavoli suoi, perché io negozi con l'espositore Orient ad oggi non ne ho ancora mai visto. Scrive, dovrei capire Ion dove se le vende, e questo è un quesito, poi datevi le risposte da soli. Senti un po', ti voglio interrompere, ma te mi avevi detto che eri arrivato il Longines, perché io sono amante di Longines, no? Però quelle che fasi lunare, Heritage. Sì, mi è arrivata. E non me lo fai vedere. Sì, ora te lo prendo. Mi è arrivata anche una bella cassa di Susine. Ora devo... Grazie. Piglia l'orologio. L'ho già preso prima. Io buono. Ma dopo Piero no? No, Che cavolo, mi fa rompere. Sono le telecamere, Piero. Ah. Dobbiamo farlo di nascosto. E spegni tutto. C'è anche la nostra. Il Longines, cavolo. Il Longines, cosa il Longines? Bello. È qua il Longines, eccolo qua. No, quello Small Seconds. Guarda che bello. A me non mi piacciono le fasi lunari, ma... Te lo regalo flagship. Io. Te lo regalo io, non ci preoccupa, te lo occupa. Ah, è flagship, sono sbagliato. Oh, bianco e blu. Guarda un po' qui, paraponzi ponzi P. Flagship fasi luna. Ovviamente il flagship tutti lo conosciamo, questo è un'espansione di linea dove sono state aggiunte le fasi lunari. Molto bello, e devo dire la verità, questo è un mio parere. Il quadrante blu è stupendo, però si perdono un pochino le fasi lunari. Il quadrante chiaro invece esalta quella che è la fase, sì, lunare, è vero. E questo però è una questione di gusti. Le cinturine sono lo stesso dello Small Seconds che ho in... Sì, ora stanno lavorando su questi coccodrilli opachi, opachi grigi. Bello. Particolari, interessanti. Usciamo un po' dai soliti marroni, dai soliti colori tradizionali. Questo. Non mi piace come ti sta. Perché a me... Invidia. Non è mica mio. Ah no? Ah, no. Allora ti sta bene. Oh. Va bene, dai, per oggi direi che abbiamo guardato anche troppi orologi, Piero? Sì, io restituisco l'orologio perché mi ha detto che ci sono le telecamere. Sì. Non ce lo porto più. Sì, allora, mi dici che ore sono, per favore? Non ce l'ho nemmeno io l'orologio. Torniamo ai vecchi tempi, che bello rubarti l'orologio. Ci vediamo fuori dopo. Sì, sì. Allora, dammi qua, dai, che
che non sei capace. Oh, eccoci qua, siamo tutti insieme in fila, tutti insieme. Chi c'è? Eccolo qua, il raccoglitore di Susine, l'amico Piero. E siamo qua, e praticamente la puntata è finita, non c'ho più voglia, basta, è finita qua la puntata, va bene? Vi ringrazio per essere arrivati fino qua, e vi ricordo naturalmente che gli appuntamenti fissi sono, come sempre, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love! Tenga, signore, faccio l'offerta, vedo che lei ha bisogno di sì. Lo però ridammi quei 2 euro che devo farci il caffè, eh? Dove sono? Dammi 2 euro. Secondo me se ti metti un piattino funziona, però. Oh, ma lì è quello degli orologi.